anche la situazione dell'immondizia buttata lì in mezzo lì. Ti rompono le scatole se c'è il sacchetto di immondizia nel contenitore sbagliato, sì. e tu comune di Milano accetti che ci sia sotto le finestre della gente della roba buttata del genere? Sì. Ma poi, dimmi qua sopra cosa mi stavi dicendo? Qua sopra, cioè tu immagina il cervello che hanno questi qua. Gli hanno cambiato le tapparelle perché hanno tutto ciò brucia. I vetri, se tu tiri sulla tapparella, sono neri. I vetri non gliel'hanno cambiati? No, glieli hanno cambiati. Bene, hanno cambiato le tapparelle, ecco, spieghiamo un secondo al volo. Quei puntelli che avete visto, sopra chiaramente ci sono gli appartamenti, c'è un palazzo. Sì. Se Paolo viene da questa parte, ci fa vedere, le tapparelle sono che nuove. Sono nuove, vedi che sono nuove. Il signore ci sta raccontando che invece... Ma i vetri non glieli hanno cambiati da un anno, Giulio, un anno. Non so cosa dirti. Cioè, non poi solo tu... quello, ma può cedere anche il pavimento. Certo. Ma glielo ho appena detto, allora tu sai che io vado nei posti peggiori di Milano, che non sono case dove la gente paga, sono case che occupano perché vengono lasciate. Te lo giuro che io ho 30 puntelli tutti assieme in 100 metri quadri, gliel'ho detto anche a lui, vai in comune e diglielo, perché se no vengo glielo dico un'altra volta io, poi gli ribalto la scrivania come l'ultima volta, perché no, qua ti prendono in giro. Sì. Cioè 100 puntelli in una casa comunale dove c'è la gente che paga. Ma neanche nelle case occupate, ma io capisco che alla fine la gente va a occupare i palazzi interi, hanno occupato un palazzo bellissimo, c'è anche la piscina all'ultimo piano. Sì, ma io, Tullio, Tullio. Che è? Chi è? Ecco lì. Ecco, ce lo stava dicendo, ma non sono io quello del comune, ti faccio lasciare il biglietto. Cioè, io ho chiamato l'altro ieri, ho chiamato quelli della mia casa, mi hanno detto che lasceranno il sollecito, ma non viene fuori nessuno. Continua a chiamare, ma i vetri non me li cambiano. Glielo stavamo dicendo perché ce l'ha detto questo signore qui adesso. Sì, sì, gliel'ho detto. Ma tu il pavimento ce l'hai buono? Eh no, perché io sono curioso. Ma è una cosa normale vivere in questo modo? No. Con questi vetri così? No, ma ti sì, l'ho visto, ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Oh. Siccome sotto c'è 30 puntelli per tenere, ma il pavimento ce l'avete dritto voi? Per adesso sì, per adesso, ma le piastrelle si stanno rompendo tutte, ma c'è pericolo che cediamo sotto, cadiamo sotto. Io di notte non riesco a dormire perché c'è pericolo che viene giù tutto qua, c'è pericolo. In nella sala no, però il pericolo è nelle due camere e il bagno. Quelle che danno direttamente qua. Ci ritroviamo giù, ci ritroviamo. Lo stavo dicendo stamattina al signore. Ci ritroviamo giù, ci ritroviamo. C'è una cosa tremenda, cioè qua, di vivere in questa casa. Non si riesce neanche a dormire di notte perché abbiamo paura, abbiamo, a dormire. Ci credo. Cioè... No, hai ragione. Il vetro lì ma è anche rotto. Sì, questo è questo. Cazzo, guarda là, amiche, guarda. Tutte e due. Ci vuoi aprire che saliamo e li facciamo vedere? Perché da qua non si vedono. Certo. Siamo entrati nella Torre 5, questo è il panorama che ha una persona quando viene a trovare qualche suo congiunto, qualche suo parente, un amico in queste case di MM. Che dire, adesso andremo a vedere anche il palazzo sopra i punti, la casa sopra i puntelli. Che sono quelli che devono vivere con sotto i piedi questa situazione che abbiamo visto. Ecco, giusto per dire che non è che stiamo marciando su qualcosa che non esiste, qui c'è da più di un anno sta situazione, quindi andiamo avanti. Permesso, entriamo, salve. Si ricorda che eravamo con mio marito? Certo che me la ricordo, sono passato apposta, infatti avevo chiesto a tutti, insomma, chi aveva ancora problemi per farli vedere, perché è passato un anno, credo che un anno sia un tempo più che sufficiente per sistemare tutto. Appunto, io continuo a chiamare, ma loro sollecitano. Le faccio conoscere Max Bastoni, consigliere regionale della Lega e comunale. Salve. E niente, raccontaci un po' i problemi che ti sta dando la tua casa, perché tu ricordo che allora, loro vedranno le immagini, sei sopra quei 30 puntelli che ci sono nel locale immondizia. Il problema, avevo detto, quando c'è stato fatto l'incendio, la mia casa aveva detto che il problema non era la sala e la cucina, il problema erano le due camere e il bagno. Infatti, mezza casa? Sì, mezza casa, per questo ci avevano fatto andare in albergo, perché dicevano che era molto pericoloso vivere qua dentro, per il fatto che c'era il pericolo che veniva giù tutto, veniva. Poi hanno puntellato dappertutto, hanno puntellato e mi hanno detto, ci hanno fatto rientrare in casa dicendo che non c'era pericolo. Quanto sei stata in albergo, giusto per far sapere alla gente, quanto sei stata in albergo? Una settimana siamo stati in albergo. Un'altra domanda che ti faccio, ma ti hanno fatto pagare il pranzo e la cena? Ci hanno fatto pagare 5 euro. Ai profughi no, però voi ve l'hanno fatta pagare, in emergenza. Ci hanno fatto pagare 5 euro al giorno. Questo ci hanno fatto pagare. Sì, sì, 5 euro al giorno. Cosa interessante e grave, purtroppo. Sì, anche infatti. Perché comunque non hanno risolto il problema. No. No, non hanno risolto. Li hanno rimandati nello stesso posto e più gli hanno fatto pagare 5 euro per pranzo e cena che loro li potevano fare a casa loro e comunque l'economia è diversa. Appunto. Che poi ci fai vedere i punti più nevralgici perché poi...
Lui deve andare, io se vuoi mi fermo 5 minuti in più. Il problema sono queste qua, la camera qui, che i vetri, le tapparelle ce le hanno cambiate, però i vetri le tapparelle? No. Sì, ce le hanno cambiate, ma i vetri no. I vetri no. Vabbè. Avvicinati alla finestra così ti fai vedere anche sotto un attimino, è fatto da sopra, fai da sotto. Anche l'altro vetro è così. Sì, tutto qua. Sopra. Ciao piccolo. Anche qui, tra l'altro. Stesso problema, al di là di quello che è già successo, sì. Infiltrazioni d'acqua, eccetera. Abbiamo chiamato l'altro ieri per il fatto della doccia, gli abbiamo chiesto se dovevano cambiare loro la doccia perché c'è un buco sotto, nella doccia che non l'abbiamo rotto noi, hanno detto è compito vostro cambiare la doccia, non è compito nostro. Anche questo è compito vostro, che questo c'è sempre? Questo qui è il problema della doccia, che proviene, e qua, venga a vedere. Sì, sì adesso... Noi abbiamo un buco qua, abbiamo qua è rotto, non possiamo neanche lavarci dentro qui e ci hanno detto che questo qui è compito nostro cambiarlo. Il vano doccia? Il vano doccia, sì, è il compito nostro. Ce l'hanno già messo rotto quando siamo arrivati qua ad abitare 13 anni fa e non ce l'hanno cambiato. Adesso si è spaccato, ma non l'abbiamo spaccato noi, ma si è spaccato da solo, perché c'è un buco, l'acqua tende anche a andare giù l'acqua. Abbiamo chiamato e si sono rifiutati di venire fuori a cambiarlo. Ha detto che è compito nostro perché l'alloggio è nostro, non è compito loro. Ma so che anche la signora Castro è anche lei guarda noi, anche lei è in pericolo come noi. C'è rischio che vi io spero che vi sistemino tutto, perché adesso c'è la campagna elettorale, si conta da maggio, spero che me lo facciano. Ma veramente la risposta che ci danno, ogni volta che chiamiamo, deve venire fuori l'appalto. Se l'appalto non c'è non viene fuori nessuno a aggiustare, cosa l'ho detto? Vabbè, questa cosa la verificherà il consigliere. Questa cosa la verificherà il nostro amico consigliere Max Bastoni, se di questo appalto, se veramente l'hanno già fatto, se è già stato aggiudicato. Sì, è stato vinto che venivano qua il primo di ottobre a sistemare, ma qua non si è visto ancora nessuno. Oggi ne abbiamo 12 ottobre e non si è ancora visto nessuno. Cioè si stanno prendendo in giro, Siamo fuori tempo, ma anche fuori sicurezza, perché queste cose vanno fatte con procedure di emergenza, non con procedure serie. Se poi è qui comunque è pericoloso, perché con la spazzatura che c'è qua, se buttano giù una sigaretta o qualcosa dal balcone, mi viene su fuoco, mi viene. Io c'ho la spazzatura sotto al balcone. E c'hai anche 30 carrelli, tra l'altro dalla spesa. Anche carrelli, oltretutto c'è anche la puzza, le mosche, gli scarafaggi che vengono su e anche le lucertole che mi vengono su in casa. Ma male che sono a 14. C'è incredibile, uno può vivere in questo modo? Vivendo con le mosche, con le... Non certo che vengono su e la ma la domanda è, ma si stanno chiedendo anche i soldi dell'affitto? Certo, io pago 500 euro tutti i mesi di affitto. Complimenti. Tutti i mesi pago l'affitto, 500. Direi che... Incredibile. Andiamo avanti perché non voglio dire altro perché sarei offensivo, mi metto la mascherina. Ma c'è da offendere, solo da offendere questi bene in casa, perché non servono a niente, non servono, vogliono solo soldi e basta. Non servono a nulla. Ma l'albero erano quelli che erano, però venivano fuori a sistemare. Qua nella cortale ci sono da cambiare tutti i tre rubinetti. Ho visto sono tutta marci, la colonna. Sì. Sono marci, non vengono fuori a cambiarli. E io ho i calorifri giorno e notte accesi. E devo chiudere le quando te li hanno accesi i calorifri te? I calorifri questi qui si possono accendere. Sì, adesso ce li accendo. Perché avevo letto, a proposito, aspetta che gli racconto una cosa che c'è di là perché non sa tutte le cose. Io sono in una chat di questi stabili e leggevo che ci sono dei problemi di riscaldamento, la temperatura si è abbassata, adesso sì. Sento che qui il riscaldamento va, invece da te? No. E come mai non vanno? A me me l'hanno tagliato perché la signora sotto di me aveva una perdita nei muri, diceva che veniva dal mio termosifone della stanza da letto e quindi sono venuti due della MM e mi hanno tagliato proprio il tubo in modo che io non posso usare. Quindi io da anni che sono senza riscaldamento. Cioè, da anni? Da anni, sì. Dacci detto, un anno che hanno... Avevano detto che doveva uscire una ditta, però dovevano
togliere tutto perché dovevano verificare da dove usciva la perdita e invece non sono mai venuti questa ditta. Quindi... Incredibile. E quindi ti fai un altro inverno al freddo? No, no, ho preso la stufetta lì. Ho capito, ma le spese per l'energia elettrica? Quelle le pago, ma l'affitto non lo pago. Sono d'accordo, perché quando chi gestisce un palazzo se ne frega di chi ci vive dentro, anche chi ci vive dentro, forse a pagargli l'affitto fa bene a rimandare, se non a non pagare proprio. Noi ci hanno appena cambiato i tre caloriferi nuovi che erano scoppiati, però ho dovuto lottare per farli venire fuori. Io rimango comunque io rimango dalla mia idea che questo palazzo qui da buttare da giù, buttare giù. Tu la sai già come la penso, gliel'ho detto anche quando sono venuti. Sì. Secondo me questo palazzo, se tu vai a vedere il palazzo di fronte, ci sono delle situazioni che sono troppo diverse rispetto a questo. Sì, sì. Posso capire che tu da una parte metti il parquet, il marmo e la noce e dall'altra parte magari metti il linoleum per spendere meno, ma la casa deve essere stabile, sicura, affidabile come quella a fianco. No, la rifinitura è un conto. Hanno usato materiale stabile, anche la perdita di gas, come la mettiamo con quella? Io rimango dall'idea che è sbagliato che il comune quando lottizza, lottizza dicendo a un costruttore ok, tu ti costruisci 5 palazzi, 3 te li tieni tu e 2 me li dai a me. Allora, o non glielo dici proprio, allora lui è costretto a farli tutti e 5 bene, perché se glielo dici prima è chiaro che su 2 che non sono suoi non risparmio. Appunto. E questo è il grande problema che c'è stato anche qua. Anche la casa quella lì di fronte, quella lì nel palazzo in mezzo. Peraltro non è stato nemmeno bonificato qua. Ma va. E anche la palazzo è quella che è stata bruciata, la casa della signora, anche lì non l'hanno ancora sistemato. Ma non ha fatto la bonifica eccetera? No, non l'hanno ancora sistemato, anche lì è passato. Chiediamo ai nostri amici in consiglio comunale della maggioranza, il sindaco Sala, Fabio Galesi, sappiamo che c'è spesso qua, insomma, tu senti? Noi ti riportiamo un'altra volta le cose, andiamoci in accelerata, non aspettiamo al giorno del voto per dargli qualche soddisfazione ai cittadini perché poi mettono il votino nell'urna, cacchio, dai, su, che ormai siamo vecchi, questi trucchetti qui li conosciamo già. Vi saluto. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Parte. Ciao. Grazie. Quando mi arrivo a casa, io ero tornato tutto bagnato perché il tappeto è quasi. Siamo al quinto piano, salve a tutti amici, Max Bastoni, la signora che abita qui. Come potete vedere continuiamo con queste situazioni veramente da terzo mondo in una casa che ha 15 anni, qualche anno in più, 18, ok. Guardate come sono ridotte queste case MM. Addirittura ci abbiamo la muffa che ha fatto anche le perline sul muro, da quanta... beh, complimenti. E con gli alluvioni com'è andata? Questi alluvioni che ci sono stati nelle scorse settimane? Ti è entrata ancora più acqua o ha tenuto? No, se andate bene? Perché sopra tiravano sull'acqua con... No, io sto qui e... Hai 10 piani sopra, meno male. Ok. Un anno? Cioè, sto palazzo nell'ultimo anno non c'ha avuto niente che funzionava, No, io ho fatto... vigilia di Capodanno fino all'8 gennaio senza calorifere, senza riscaldamento. A freddo al gelo? Al gelo. E che ti sei comprata? Le coperte, lo scaldino? No, mi sono comprato il pigiama in paille e più la vestaglia per stare un po' in sala. Vabbè, non dico altro perché mi rimetto la mascherina che è meglio. Ti saluto, ciao, alla prossima. City Report, stiamo continuando il sopralluogo, eravamo stati qui un anno fa e comunque è una di quelle strutture, di quelle case, palazzi che noi visitiamo sempre. Perché? Perché sono case costruite 15 anni fa e a chi venivano date queste case? Ce lo dirà direttamente chi ci vive dentro. Se ti vuoi presentare e dire io come queste case... Io sono Massimo, un inquilino di via Don Francesco Beniamino della Torre al 5. Allora, queste case sono state assegnate alle persone con problemi invalidi, sia invalidi fisici, invalidi con problemi mentali, quindi, e ce ne sono tantissimi. Quindi quando c'è queste situazioni bisogna avere un occhio di riguardo. Tutto quello che non manca in qualsiasi casa, ma qui ancora di più, perché avete mandato delle categorie protette, delle persone sensibili. Già gli avete rifilato un palazzo costruito
non diciamo come, ma in più ci si può stare in una situazione come quella che avete vista. Adesso andremo a vedere anche i piani sotterranei, i box eccetera, dove sapete che nelle scorse settimane ci sono state delle operazioni di polizia per gente che dormiva, macchine rubate, motorini rubati, refurtive. Andiamo a dare un'occhiata per darvi una panoramica a 360 gradi. Comunque aspettatevi che questa iniziativa non finisce qui, poi continuiamo e alziamo il tiro, perché qui la dobbiamo risolvere, o sbaglio? Sì. Comunque noi, ma ringraziamo il comune, cioè la regione, tutta l'equipe, però questa situazione deve essere messa a posto. Se poi dobbiamo, come dice Tullio, fare qualcosa per risolvere la situazione in modo diverso, si può fare un qualcosina per attirare l'attenzione, ma non per creare problemi alla cittadinanza. No, ma per ricordare a quelli che verranno eletti a maggio, perché sai che deve esserci una nuova elezione di tutto il Consiglio Comunale, che questo quartiere di Milano, questo palazzo Beniamino Torre, esiste? Certo. Esiste, sì. C'è, cioè, non è una fantasia. Andiamo avanti, grazie. Lungo sopralluogo oggi, Beniamino della Torre, municipio 8, quarto giaro, Cavalcavia Palizzi, per darvi un'idea. Case, proprietà Comune di Milano, gestione MM, così siamo perfetti. Siamo qui con Max Bastoni, consigliere regionale comunale, che sta vedendo delle altre cose, e stiamo andando a farvi vedere uno dei punti più pericolosi, in questo caso non tanto per le infrastrutture, tanto perché il cancello non si chiude, oppure adesso si chiude ma entrano da altre parti, ci sono insomma dei problemi di sicurezza e un po' di criminalità che vedremo scendendo giù da questa rampa. Andiamo. Neanche il tempo di scendere la strada che ci conduce ai box, e cosa troviamo? Subito una bicicletta che è stata smontata completamente e lasciata qua all'abbandono. Cari amici, non sono da solo, ma per comodità ho levato la mascherina. Locale pompe di sollevamento, Beniamino della Torre 5. Voilà. Delle ruote di una bicicletta mobike, perché il colore è caratteristico. Tutto intorno vediamo, a parte che è aperta la porta e dovrebbe essere chiusa, vediamo ruggine, bottiglie, schifezze, insomma un locale di accampamento direi. Abbiamo trovato anche dei cavi spellati, poi qualcuno magari ci darà una ragione perché un operaio viene qui a fare i lavori e li butta per terra, speriamo non sia frutto di altre criminalità, ma signori, queste sono vere, non è che è un fotomontaggio, che magari pensate l'abbiamo portato in onda. E poi vediamo che qui, vedete, per tenere aperta la porta al di là della serratura e bloccarla è stato messo questo cartone. Quindi un'operazione fatta apposta, non è casuale, non è che qualcuno si è dimenticato di chiudere la porta. Ma proseguiamo,